in Dio, la sua garanzia è Cristo stesso che sta in rapporto col Padre suo. La Chiesa riposa nelle pieghe di questo intimo rapporto di Cristo col Padre suo e partecipa di questo stesso rapporto, vive in questo rapporto e di questo rapporto. Il suo luogo autentico è Dio, la sua condizione più radicale è la compagnia di Cristo. Secondo Lumen Gentium numero 8, questa natura misterica comporta una conseguenza importantissima. La somiglianza con Cristo, la partecipazione al medesimo rapporto filiale e obbedienziale di Cristo nei confronti del Padre esige che la Chiesa, vivendo anche nell'orizzonte della storia comune degli uomini, sia, sono parole del Concilio, chiamata per vocazione a imboccare la stessa via percorsa da Cristo. Vale a dire la strada dell'offerta di sé, del servizio, del martirio. L'essere nascosta in Dio non significa infatti per la Chiesa la possibilità o la legittimazione ad estraniarsi dalla storia, a mettersi a parte rispetto al mondo, ad alienarsi dagli uomini, a prendere le distanze dal loro destino. Significa piuttosto stare nel mondo, affrontare la storia, spendersi per tutti gli uomini, allo stesso modo di Cristo, senza riserve e senza parzialità, ad oltranza e fino al dono totale di se stessa al Padre. La natura misterica della Chiesa, così compresa, non ha niente di evanescente. Essa non è angelica, non è eterea, non è semplicemente altrove. Nascosta nelle pieghe del mistero divino insieme al suo Cristo, essa è collocata anche nelle piaghe della storia. Essere nelle pieghe del mistero non la fa essere al di fuori delle piaghe della storia, ben presente al mondo, e accetta per sé la medesima seria consistenza di quel grumo di debolezze e di miserie in cui il Figlio nell'incarnazione si è calato sino alla umiliazione della croce. Infine, la terza linea teologica della Lumen Gentium: il carattere sacramentale della Chiesa. Ciò significa, secondo un significato classico pertinente al termine sacramento, che la Chiesa ha una sua visibilità. E questa sua visibilità è dovuta alla sua consistenza fisica, alla sua materiale storicità. La Lumen Gentium numero 8 dice a questo proposito che la Chiesa è comunque costituita e organizzata pure come una società. Tuttavia l'ecclesiologia che deriva dall'affermazione conciliare, secondo cui la Chiesa è il sacramento, nel Concilio questa espressione ricorre tante volte, ricorre in Lumen Gentium numero 1, dove si legge che la Chiesa è in Cristo come un sacramento o un segno o uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Ma poi è ripresa in Lumen Gentium numero 9, in Lumen Gentium numero 48, in Gaudium et Spes, in Ad Gentes e in altre pagine. Dico che questa ecclesiologia supera la concezione societaria della Chiesa, quella che risaliva al Concilio di Trento. La Chiesa concepita come sacramento, in genere sacramenti, dicono i liturgisti, o in genere signi, mostra una nuova consapevolezza che le fa evitare il rischio della autoreferenzialità e il peccato della autosufficienza. Infatti la Chiesa, che sa di essere un sacramento, un segno, un segnale di qualcos'altro o di qualcun altro, non si considera più come una societas perfecta. Sa di essere formata da uomini peccatori, sempre bisognosa di purificazione, dice la Lumen Gentium, oltre che santa per grazia di Dio, come dice Lumen Gentium numero 8, e perciò sa anche di non poter e di non dover mai, parole del Concilio, tralasciare la penitenza e il rinnovamento. È il tema famoso della Ecclesia Semper Reformanda. Difatti l'Ecclesia ut Sacramentum, la Chiesa come sacramento, è un'altra perla del Concilio. Costituisce la missione della auto-insufficienza della Chiesa. Questa, se davvero è sacramento, non vive per se stessa. Questo significa che è sacramento, cioè segnale che manda un altro. Non vive per se stessa, a partire da sé, in vista di sé, piuttosto è e vive in relazione al suo Signore. Non attira gli uomini e il mondo a sé, ma li conduce a Dio.
La Chiesa perciò si concepisce in questa pagina conciliare come segnale, come segnaletica che orienta il mondo a Dio. Non si autoafferma come il punto di arrivo, come la meta finale del cammino degli uomini, ma indica nel suo Signore la meta di tutti. Inoltre, se è il sacramento universale di salvezza, essa sa di non essere da se stessa, in virtù di se stessa, la salvezza del mondo, ma appunto un segno, cioè un annuncio, una promessa, un'anticipazione, un modello ben riuscito, un primo germoglio di questa divina salvezza. Dicendo di sé che è il sacramento universale di salvezza, la Chiesa del Concilio non dice che essa stessa è salvezza di tutti gli uomini, ma dice che tutti gli uomini, volgendosi ad essa, possono in essa vedere cos'è la salvezza, in cosa consiste la redenzione, che è l'opera di grazia di Dio compiuta in Cristo Gesù. Più che la detentrice esclusiva della salvezza, la Chiesa conciliare, soprattutto il Lumen Gentium 48, dice di essere il luogo in cui appare la salvezza operata da Dio in Cristo. E tutti gli uomini, guardando la Chiesa, possono riceverne un orientamento efficace. E questo è un insegnamento di grande importanza, soprattutto nell'ambito del confronto con le altre religioni. Indegna la nuova interpretazione dell'antico assioma extra ecclesiam nulla salus, e indegna anche a smarcarci dal cosiddetto ecclesiocentrismo. L'ecclesiologia del concilio, e a partire dal concilio, diventa non a caso più trinitario-centrica e più cristocentrica, non più ecclesiocentrica. E in questo senso è un insegnamento, oltre che importante, umile, molto umile. La Chiesa conciliare è difatti umile, questo è quello che dovremmo sottolineare. Quando dice che è sacramento di salvezza, dice che la salvezza è un altro, colui al quale, verso il quale essa protende il dito, che respira. Non dice sono io che vi salvo, io sono salvata. Guardate me e saprete che c'è la possibilità per tutti di essere salvata da colui che mi salva, il mio Signore Cristo Gesù. Nessuna arroganza e nessuna ipocrisia. Come gli uomini del nostro tempo a volte possono dare credito al nostro annuncio di essere salvatori, se noi stessi siamo quello che siamo, con tutti gli scandali che continuano a avvenire anche nei nostri giorni. Siamo dei salvati, questa è l'umiltà della Chiesa conciliare. Ma è anche questa Chiesa consapevole di essere necessaria, di nuovo, non in virtù di se stessa, bensì in quanto strumenta del suo Signore alla salvezza di tutti. Sempre in Lumen Gentium 48 possiamo leggere che Cristo Gesù, sono parole del Concilio, opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa unirli più strettamente a sé. La salvezza del mondo non è la Chiesa, ma è Cristo stesso che conduce gli uomini alla Chiesa e mediante di essa li unisce a sé. È Cristo che opera la salvezza del mondo. È Cristo dunque la salvezza, poiché solo stando uniti a Lui gli uomini sono salvi. Eppure, la Chiesa è lo strumento scelto da Cristo, di cui Cristo si serve per salvare il mondo. In questo caso la Chiesa conciliare non è soltanto umile, è anche responsabile. E cioè consapevole di un servizio che è a Cristo essa deve rendere per il mondo. Se si sottrae a questo servizio, essa sfugge al suo compito e rinuncia alla sua missione. Grazie. L'intervento è stato molto alto e capisco che tanti di quei passaggi non sono stati recepiti, ma la cultura va acquisita con sforzo, con intelligenza, e un convegno non può dare soltanto, ecco, le piccole ricette, ma deve aprire degli alti orizzonti. E quello che questa sera ci è stato consegnato è di altissimo profilo, carissimi amici. Quando
Don Massimo ci farà tenere il suo intervento, lo inviteremo a tutti quanti i parroci, i sacerdoti, perché ritornino sui vari passaggi e nella interconnessione da quel De Trinitate, De Unitate Patris, et Fili et Spiriti Santi, plebs adunata, di Cipriano nel di orazione domenica. Anche perché, dicevo, una lezione molto robusta, con tutti direi i riferimenti di chiaro sapore teologico che non sono mancati nella articolazione di questo intervento. E siccome abitualmente un tipo di lezioni, un tipo di catechesi che afferra, ecco, l'argomento per il capo e non per la coda, allora bisogna davvero ritornare a rileggere non solo la Lumen Gentium così come giace, ma anche attraverso questa sussidiazione, queste chiavi di lettura che ci vengono da uomini che studiano, che insegnano e che aprono orizzonti, soprattutto di fronte a quella pigrizia culturale che è, direi, connota il nostro vivere di ogni giorno, che mi fa terribilmente paura. Laddove è venuto meno, manca quel camminare nell'aggiornamento, nel seguire le pubblicazioni teologiche, ci si accontenta di leggiucchiare qualcosa. Don Massimo non ci ha permesso di distrarci. La sua articolazione era decisamente dinamica, ma direi stringata, lo schema lo ha rivelato molto chiaramente. Ma vorrei esattamente farvi un riferimento, anche perché lo possiate portare come sintesi. La teologia medievale, parlando della Chiesa, ha parlato del Mysterium Lunae, una immagine bellissima che fa riferimento al senso dell'umiltà che la Chiesa deve avere. La visione ecclesiocentrica, cioè guardare a noi stessi in maniera autoreferenziale, quasi che siamo noi, siamo fuori strada. La luna intanto risplende, se mi sbaglio libero Don Massimo, c'è il sole. E il sole in questo caso chi è? È Gesù Cristo. Ed è il Gesù Cristo, come ci è stato detto, che ci rimanda a quella dinamica trinitaria. Perciò noi siamo chiamati, e lo vado dicendo nelle visite pastorali della prima e della seconda, laddove le nostre, adesso scendo forse in maniera pedestre, ma per farvi comprendere che non poche volte sono ritornato su quello che costituisce la visione unitaria, comunitaria, la visione comunionale, tutti quei termini che sono risuonati tra una parrocchia e l'altra. È tutto in riferimento alla Chiesa diocesana, evitando che ogni parrocchia diventi, ecco, il feudo del parroco, ecco, del reuccio, del piccolo imperatore che determina corsi e percorsi indipendentemente da quello che è il messaggio del concilio e il messaggio anche di quello che può venire dalle direttive del vescovo, che lungi dall'essere un discorso di carattere gerarchico, dice invece la dimensione, ecco, di tutte le comunità che si incontrano, vivono insieme l'esperienza, per cui una parrocchia che si pone l'una contro l'altra, se si tratta di rivaleggiare nell'esempio ben venga, ma se si tratta invece di scendere con i forconi e con i bidenti e fare guerra, o con le firme o con le chiasse, fratelli cari, siamo proprio fuori di quella che è la visione della Chiesa. Quando non mi nascondo, quando sono arrivato 12 anni fa, e lo devo dire, poi nella vista pastorale sono tornato su questa dimensione conciliare della Chiesa, ho avuto l'impressione che si stesse trattando, ecco, delle parrocchie, caro Don Massimo, come se fosse la camera del lavoro della CGL, della UIL, dove, ecco, ognuno, ecco, partiva in tromba e quindi pensava di gestire, di operare secondo propri orientamenti, cose che mi hanno fatto davvero vibrare, dico, ho detto tra me, dopo 12 anni queste cose ve le devo dire,
ma io mi trovo in una chiesa o mi trovo in qualche altra loggia, capì? Allora vedete, tutta questa lettura, questo filo conduttore del De Trinitate che viene da molto lontano, tutto questo cade continuamente sotto i nostri occhi, trattandosi della luna che riceve potenza illuminante dal sole, deve far riferimento sempre a Cristo, e per mezzo di Cristo il Logos ci fa entrare in quella visione trinità. Perciò la Chiesa viene dalla Trinità, l'aspetto genetico è di là, e non a caso Cipriano fa riferimento, bellissimo questo, alla Deunitate Patris e per figlia di plebs adunata. Per cui se dovessimo domandarci quando la domenica, ecco, scendo ancora in particolari, possiamo dire per memorizzare tutti quei grossi contenuti di cui io, ecco, mi sono davvero deliziato nell'ascoltare, quando partecipo alla messa domenicale, ecco, nella diversità dei ruoli, dei compiti, di questa sinfonia, questa sinfonia di elementi, di ministeri, di servizi, noi riveliamo che cosa? La nostra radice, la nostra natura. Perciò ogni attenzione su noi stessi che non rimandi a, è esattamente una frustrazione di quello che dovrebbe essere l'epifania della Chiesa, come epifania delle unità de patris et figli et spiriti santi plebs adunata. Perciò ogni domenica, quando il popolo è radunato, popolo congregato, in quel momento noi esprimiamo, esterniamo, visibilizziamo la famiglia trinitaria, il cui riflesso è così ripercuote su ciascuno di noi all'interno di questa grande famiglia che è l'assemblea liturgica. È lì anche il luogo in cui si manifesta la natura teantrica, umano, divina del nostro stare insieme, e tutti quanti coagulati, ecco, dall'azione dello Spirito, ma dell'unico, dall'azione di Cristo, dall'unico Spirito che ci rimanda poi al Padre. Allora capite che ogni volta che noi frequentiamo la celebrazione liturgica siamo convocati da, chiamati da, evocati da, perché veniamo da, e quando ci ritroviamo tutti insieme rivediamo questa nobile immagine. Ho parlato di Epifania, la manifestazione della Trinità che si riflette nell'ambito di quello che noi celebriamo. Allora, ecco, riportate a casa questi due pensieri, che noi siamo Chiesa ma veniamo da lontano, non nasce dal basso, non è un movimento di democratizzazione, non è un movimento di socializzazione, ecco, ad intra, ma ad extra, viene dall'alto. E se capiremo che noi viviamo dall'alto, allora il nostro stare insieme romperà le barriere, romperà i conflitti, romperà, perché, cari fratelli, ma come si fa a celebrare l'Eucaristia quando non c'è in comunione con Dio e tra i fratelli? Ma voi immaginate se dovessimo partecipare all'Eucaristia con il rancore, con l'odio, i risentimenti, con le divisioni, ma che Eucaristia? E che prensa adunata de Trinitate Patris, de Unitate Patris? Che rivelazione della Trinità voi manifestate? Allora capite come da questi grossi contenuti teologici che vorrei inviare ai singoli sacerdoti parroci e non, perché ritornino su questa catechesi robusta, perché ne facciate tesoro nell'ambito di comprendere la natura nostra, che è una natura di un dono che viene dall'alto. È Lui che ci ha chiamati a fare in unità il suo volto presente sulla storia, la dimensione sacramentale, la dimensione misterica, cioè rivelare per rimandare oltre. Si manifesta nel nostro stare insieme, ma sempre però andando oltre, ma non per rimanere all'interno di un'autoreferenzialità liturgica e ecclesiale nella Chiesa, ma per andare oltre. Ed ecco l'ultima parola: dall'umiltà della luna rispetto al sole
alla responsabilità che abbiamo di annunciare e di rendere presente, ecco, il mistero del Cristo che ci rivela esattamente il disegno agapico, il disegno di amore. Laddove c'è l'agape, dove c'è l'amore, non ci sono divisioni, pur avvertendole, ma superandole, e allora sì, le nostre comunità parrocchiali, tra di loro, tra sacerdoti parroci, tra fedeli, tra organizzazioni ecclesiali, fanno scorrere la linfa vitale di quella che abbiamo sentito parlare di coinonia, e con i termini del sanscrito, della comunione, che davvero dovrebbe andare al di là della comunitas, che dà l'idea di una dimensione societaria, quasi fosse, ecco, la camera del lavoro della CGL, della CISL o della UIL, che è ancora molto presente, ecco, nel sistema di tanti nostri bravi fedeli. Memori ancora di queste lotte di classe, per cui, ecco, è il caso di rimuovere tutte queste categorie e far rientrare invece dentro di noi il sangue della vita trinitaria in un processo di vera e propria metabolizzazione del nostro essere in Cristo, davvero creature nuove che fanno il volto della Chiesa conciliare. Bene, cari fratelli, auguri a tutti quanti voi e ringrazio vivissimamente il carissimo professore Don Massimo per questa lezione molto alta, molto robusta, molto specifica, e naturalmente domani concluderemo il nostro percorso con la Gaudium et Spes, e così poi finiremo con alcuni avvisi, e questi 4 giorni, ecco, ci siamo arricchiti attraverso la presenza dei vari relatori. Chiudiamo pregando il Padre.